Ciao a tutti, eccoci a un nuovo appuntamento con la mia consueta rubrica letteraria. È tornata a trovarmi Nina Miselli. Ciao Nina, bentornata, che è già stata mia ospite, credo, 2 o 3 volte, adesso non mi ricordo di preciso. Forse 2 sicuramente, sulla terza ho dubbio se sia questa la volta precedente. Quindi diciamo che troverete già nella playlist dei video del mio canale le nostre precedenti chiacchierate. Qui sicuramente vi faccio rimando. Vedo già che hai sulla testa. Ricordo che noi questo video lo stiamo registrando il 29 di ottobre, quindi siamo praticamente a 2 giorni da Halloween, quasi alla vigilia di Halloween, e infatti vedo che già hai, come dire, una decorazione sopra la testa che evidentemente richiama, e c'è anche, aggiungo, qualche legame tra il discorso dell'horror, che è un po' associato alla festività di Halloween, e anche il libro tuo di cui parleremo oggi, giusto? Sì, questa è la quarta volta che noi ci incontriamo. Oggi ho un libro completamente diverso, un libro più horror che thriller stavolta. È il libro che adesso farò vedere la Certo. copertina, si chiama Itoraya. In realtà è un libro che nasce da un documentario che ho visto. Infatti, ti stavo per chiedere perché questo titolo, perché sono sincero, la parola io non la conosco, quindi già la prima curiosità che mi viene riguarda proprio il titolo, perché Italia. Perché Toraja? Perché è un popolo indonesiano, che questo popolo indonesiano parla proprio del culto dei Toraja, e dove questi i figli, no, quando muoiono i genitori, non possono seppellirli subito, ma devono tenerli nella stanza per un anno o due finché non fanno il funerale perfetto. Una volta creato dopo 2 anni questo funerale perfetto, li possono accompagnare nel mondo dei morti, che è il mondo sotterraneo. Se non fa il funerale perfetto, c'è il bombo che perseguita i familiari. Quindi ogni mattina loro si recano nella camera dei defunti, che sono imbalsamati. Portano i loro figli a salutare i nonni, gli portano il caffè come se fossero vivi. Ma una curiosità, questa tradizione, queste usanze che descrivi, cioè, sono ancora oggi in Sì. essere? Ah, Sì. quindi non è qualcosa che appartiene al passato, è No, qualcosa no, che... ancora oggi sono in uso. Infatti io guardando questo documentario qualche tempo fa mi è venuta l'ispirazione di creare questo libro ambientato come sempre a Piedimonte, nella mia Piedimonte, perché poi a livello storico, zona, la vecchia Piedimonte con quelle case vecchie, disabitate, ti fa venire proprio voglia di creare qualcosa di particolare. Era il punto adatto dove ambientare i Toraja. Molto bene. E quindi diciamo che già c'è, già diciamo quello che ci hai raccontato sarebbe materiale per una storia, diciamo, non dico horror, ma comunque sicuramente un qualcosa di molto, molto particolare, anche perché, ecco, a differenza di altre usanze che sono collocate magari in tempi passati, qui parliamo di qualcosa che ancora oggi si sfa. Io sinceramente devo dire la verità, non lo sapevo proprio. Forse qualche reminiscenza, qualche cosa l'avevo sentita, però non avrei mai associato soprattutto il nome a queste popolazioni dell'Indonesia. Quindi tu hai scelto di creare questo libro che è una raccolta di racconti, lo diciamo subito, quindi è una raccolta di racconti che si colloca in quello che possiamo chiamare il genere thriller, il genere horror. Sì, è un genere horror, non thriller. Proprio È horror, ok, perfetto. fatto è proprio un racconto horror dove viene ambientato la storia di questi due ragazzi, Tania e Marco, che incontrano questo signor Tao. In realtà prima lei incontrarli perché Tania è una ragazza che ha avuto un percorso, una sofferenza. E mentre di notte tutti dormono, lei passeggia per la vecchia Piedimonte ed immagina le storie del passato. Durante una di queste passeggiate incontra questo signore che è di origine indonesiana, che lo vede gentile, inizia a parlare con lei e lui la invita a prendere un caffè. Dopo qualche tempo, che cosa fa lei? Si ricorda della promessa di prendere un caffè con lui. A un certo punto entra, trova la porta aperta, entra in casa. E lo chiama, incuriosita, entra sempre di più e si trova davanti a sé questi due corpi mummificati.
urla spaventata, scappa via, di notte non riesce a dormire, poi riflette, forse lui cerca un posto dove seppellire i propri cari e organizza appunto di farli seppellire nel cimitero di Piedimonte. E lì. Curiosità, hai per caso, allora vabbè, le usanze di questo popolo abbiamo appunto compreso da dove arrivano, ma tu hai per caso tratto anche ispirazione da qualche storia invece che riguarda proprio il tuo paese, non di questo genere, dico in generale, scrivendo questo racconto, oppure tutta fantasia e basta? Allora, c'è un po' molta storia di Piedimonte perché la storia è ambientata a Piedimonte e tutto. Poi la Piedimonte vecchia, come ti ho detto prima, ti invoglia a creare una storia così, ma la maggioranza è fantasia questa volta, a parte casa mia, che è la casa che descrivo, quella dei miei genitori, che mia mamma ancora una volta non so che è ambientato un libro horror in casa mia, perché. Secondo me stavolta è la volta che non mi fa entrare più in casa, comunque va bene così. No, a parte quello perché mi viene da ispirarlo lì perché casa nostra era del più uno dei vecchi fotografi del mio paese e nel 1800 si aveva l'usanza di fotografare i morti. Quindi lui aveva questa cosa, quando ha comprato mio papà ha trovato delle varie cose del genere e da lì mi vengono le ispirazioni in casa. Sai cosa mi hai ricordato? Una scena di un film thriller, diciamo che era un po' un mix tra il thriller e l'horror, che poi a volte i confini sono anche molto labili a seconda dell'opera, che si intitolava The Others con Nicole Kidman, che mi ricordo Sì, che bellissimo. C'era le non diciamo foto. niente perché chi non l'ha visto è un film che sicuramente vi farà anche, vi terrà bene incollati alla poltrona, però è un film veramente meraviglioso perché ti tiene col fiato sospeso fino all'ultimo e ha un finale Un che finale incredibile. Io l'ho assolutamente visto un in paio di attesa, volte. anch'io. Infatti, non diciamo niente perché non togliamo il gusto a chi lo vorrà guardare. Però mi ricordo che c'è un passaggio del film, dato questo si può dire non sveliamo niente, dove a un certo punto la protagonista, che era Nicole Kidman, interpretata da Nicole Kidman, tirava fuori un vecchio album di fotografie. Ed erano tutte fotografie di persone morte. Infatti la cameriera le risponde: perché nel secolo scorso, nell'Ottocento in questo caso, c'era l'usanza di fare fotografie alle persone morte, perché in questo modo si credeva che le loro anime potessero continuare a vivere in questi ritratti. Insomma, era una superstizione, diciamo così. E quindi immagino che anche lì qualcosa di vero alla fine ci fosse. Ecco, una cosa Comunque veramente. Dimmi, l'usanza c'è ancora perché nel sud, in alcune zone del sud, io fino agli anni 70 c'era questa usanza di fotografare le persone che erano morte, soprattutto i bambini quando nascevano e morivano, lo prendevano come un ricordo, catturare per sempre l'immagine di questo bambino che poteva avere pochi mesi di vita o pochi anni di vita. certo, e beh, poi per un bambino è anche più Sì. innaturale l'idea della morte, soprattutto della morte così improvvisa e prematura. Veramente, vabbè, quando noi parliamo di questi argomenti siamo sempre un po' rapiti da tante superstizioni, da tante tradizioni, che però hanno sotto certi punti di vista anche poi il loro fascino. Sono stato per esempio anche in Messico, ricordo che lì c'è un, ecco, lo chiamano. No, los Dias de los Muertos, o il dia, Sì. adesso, ricordo, Sì. il giorno dei morti è una festività molto, molto sentita. Tra l'altro, se non ricordo male, c'è anche un cartone animato Dice che di Coco. successo. Adesso non mi ricordo il nome, sì. Io l'ho anche Senza visto, però non ricordo Coco. il titolo. Coco, esatto, che era veramente dedicato proprio a questo culto delle persone che non ci sono, più. Insomma. Dina, io ti proporrei a questo punto di andare a leggere qualcosa da questo tuo libro. Allora, io leggerò un piccolo pezzetto. In realtà, ho immaginato proprio le paure più nascoste di ognuno di noi. Una felicità che ha una donna, in questo caso io l'ho immaginata diversamente, è quella di mettere al mondo un figlio nel momento in cui nasce un figlio. Allora, dato che loro ogni sera avevano, di sera arrivavano questa presenza di questi due signori Zhao, a un certo punto avevano chiesto aiuto a Don Emi e lui gli aveva dato queste candele benedette pensando che non succedeva nulla di strano.
A casa cessero le cantere di Donemi, fecero l'amore con passione e si addormentarono abbracciati. I sogni li condussero nel futuro. Tania era incinta. Mancava gli ultimi giorni a parto. La ragazza entrò in travaglio con atroci dolori, a cui si aggiunsero la perdita al liquido amniotico. Marco chiamò il 118 per chiedere aiuto, ma il bambino era intenzionato a nascere. Tania ormai stava partorendo, le urla di dolore erano sempre più forti. Finalmente nacque il bambino. Era piccolo, grasso, sudato, orrendo, quasi deforme. Non aveva occhi, al posto solo il buio. Era ancora legata a lei dal cordone ombelicale quando si alzò in piedi. Dalla bocca uscì fuori una lingua da serpente. Marco restò pietrificato e Tania, impaurita, si allontanò. Ma era legata a lui, da quel cordone, da quella placenta. Era dentro di lei, voleva scappare, ma non poteva. Il bambino si avvicinò sempre più a lei. Mamma, mi stavi aspettando, disse con una risata malefica. Eh beh, già diciamo che abbiamo capito il significato di quel riferimento al genere horror. E vabbè, quindi Questa sapete, posso dirti che è una prego. delle parti meno spaventose, c'è cioè qualcosa in Ah, più. bene, meglio, meglio ancora. E allora, meglio ancora, che significa che chi lo vorrà leggere, ripeto, visto che siamo anche nei giorni giusti per racconti horror, credo proprio che avrà ulteriori ragioni per farlo. Vogliamo ricordare velocemente dove possiamo acquistare questo libro e, come sempre, anche ti chiedo in quali formati è disponibile, oltre al cartaceo, anche l'ebook, in questo caso, se esiste naturalmente. Sì, in entrambi i casi, e poi soprattutto lo troviamo in internet su Mondadori, Feltrinelli, la casa editrice Luca Imprint, e su richiesta si può anche ordinare tramite la Feltrinelli o Mondadori nei centri commerciali. Le librerie, benissimo. Quindi sappiate sempre che c'è anche questa opportunità. Io mi permetto sempre di raccomandare, ove possibile, l'acquisto tramite il canale delle librerie, perché non mi stanco mai di ripetere, è anche un modo per dare una mano alle attività commerciali, che continuo a dire, già non è che abbiano mai vissuto periodi praticamente floridi, ma gli No. ultimi anni in particolare non sia mai. Io ricordo sempre che in Italia comunque il cuore dell'economia, anche se noi sentiamo sempre parlare di grandi imprese, che chiaramente sono quelle che fanno più notizie inevitabilmente, ma il cuore dell'economia nostra è rappresentato dall'impresa piccola e piccolissima, tra cui rientrano anche le attività commerciali e artigianali, come possono essere in questo caso appunto le librerie, anche se poi hanno come si chiama, l'insegna Mondadori, Feltrinelli, che sono le catene un po' più conosciute, Ubic, così le citiamo tutte, però ricordo sempre che alla fine sono sempre attività gestite da singole persone che poi con franchising utilizzano quel determinato marchio. Nina, io spero che ci vedremo magari per Natale come l'anno scorso, Lo tra un spero mese. anch'io. Diciamo, eh sì, eh? No, nel senso, non, lo spero nel senso che ci sarà l'occasione. Perché l'anno scorso mi ricordo che facciamo una puntata quasi, erano forse pochi giorni prima del Natale, può darsi che fosse il Qualcosa 22 del genere, sì. di dicembre, in cui parlavamo con altri autori anche dove, se non ricordo male, parlavamo di favole per Natale, di libri Sì, dedicati in effetti sta andando in pubblicazione un libro di ecco. favole che ho creato con i disegni di mia nipote Giorgia. Lei adesso ha compiuto 5 anni, ha iniziato a disegnare ai 4-5 anni, ma fa dei disegni in cui capisci già quello che vuole dire, l'immagine visiva di un volto o di un coniglietto. E da lì mi sono nate proprio l'ispirazione da creare le favole, infatti l'ho chiamato Il fantastico mondo di Giorgia. E beh, diciamo che adesso parliamo di horror sotto Halloween e di favole sotto Natale, mi sembra Natale. anche, tutto sommato, non manca neanche tantissimo, perché alla fine sono meno di 2 mesi, visto che è stato anche il mese di ottobre, ormai ce lo stiamo lasciando alle spalle. L'unico auspicio è che spero che sia Natale un po', diciamo, più partecipato di quello dell'anno scorso, che purtroppo fu, come tanti altri eventi, un po', limitato, mettiamola così, usiamo questo termine. Va bene, allora ci vediamo tra 50 giorni, presso a poco, già D'accordo, 50-55 giorni.
giorno più giorno di meno, giorno meno. così parleremo di favole natalizie, no, comunque favole, visto che, ripeto, sotto il Natale ci sta un granché bene. Rifacciamo vedere l'ultima volta il libro prima di salutarci. Ricordo Itaraya, You Can Print It, di Nina Miseli. Grazie a tutti, ci vediamo prossima settimana con nuovi ospiti. Buona serata e grazie ancora Nina, ciao. Ciao Paolo.